È molto comune la pratica di una turbinotomia o una decongestione chirurgica turbinati in tutti i pazienti che non respirano bene. In alcuni pazienti però un eccessivo trattamento, un'eccessiva distruzione di queste strutture può portare a una forma paradossa, la rinite paradossa, cioè il paziente più si opera e più respira male, proprio perché l'importante del naso è quello di avere un flusso nasale che sia laminare, che scorri lungo le pareti. Se io distruggo queste pareti, il flusso da laminare diventa turbolento e i recettori che devono percepire il flusso nasale, che danno a noi la sensazione di respirare bene, vengono sia distrutti dall'intervento, sia si trovano in una condizione di non riuscire a percepire questo flusso nasale. Da ciò ne deriva che il paziente spesso ha una nuova richiesta di chirurgia, in quanto lui non sente di non respirare, ma pur avendo un maggior flusso nasale. Capite come questo eccessivo ricorso alla chirurgia comporti una distruzione delle strutture nasali e il sintomo che poi può evolvere in alcuni pazienti addirittura con complicanze a livello di tono dell'umore, in alcuni casi fino alla depressione. Noi in questo nuovo articolo, che poi è stato pubblicato dalla Springer in un volume dedicato, abbiamo proposto la ricostruzione del turbinato inferiore con del tessuto che viene traslato dal pavimento della fossa nasale a livello del turbinato, proprio per ricostruire questo turbinato che è stato in qualche modo distrutto. Ricordiamo che tra le cause c'è anche l'utilizzo di stupefacenti per via natatoria nasale, quali la cocaina. Sui primi 20 pazienti abbiamo dei buoni risultati, sia a livello radiologico, sia a livello funzionale, sia a livello di soddisfazione del paziente mediante dei questionari che sono stati elaborati. E quindi abbiamo proposto questa tecnica e sinceramente sembra avere una buona approvazione anche a livello del mondo scientifico.